Buonasera a tutti ragazzi e buon 5 maggio a tutti, buon 5 maggio a tutti gli amici bianconeri. Perché il 5 maggio numero 2, cazzo, sono passati già 18 anni, Poborski è finito 4-2 per la Lazio e quindi quelli là, ciao, non, lo scudetto non lo vinsero e lo vinciamo noi nel 2002, quindi comunque. 5 maggio 2002, Poborski, 18 anni, è già passato, sembra dire sono passati 18 anni. Allora, stavo leggendo qua dall'Inghilterra, dall'Evening Standard, che il Sassuolo è iniziato ad allenarsi di nuovo e molte squadre inizieranno ad allenarsi, quindi sembra che la Serie A dovrà ripartire subito, a metà maggio, fine mese. Allora, io ero dell'idea di annullare il campionato, come hanno fatto in Francia. Perché secondo me ormai non ha senso riniziare, perché c'è stata una lunga sosta, comunque poi il prossimo anno ci saranno gli europei che si sarebbero dovuti giocare quest'anno, invece li hanno spostati per il prossimo anno, quindi come se io ho dell'idea di annullare il campionato, Champions e Coppe, di non assegnare nessun titolo. Quindi, però sembra che riprenderà tutto, Europa League, Champions. E il campionato, quello francese annullato, poi mi sa che l'olandese lo stesso l'hanno annullato, e invece mi sa che qua in Premier dovrebbero riniziare lo stesso, in Bundesliga dovrebbero riniziare, insomma, molti campionati riniziano, qualcuno sembra come quello francese sia stato annullato, vabbè, il francese ormai lo hanno assegnato al PSG, ma aveva 20 punti di distanza, quindi campionato, se sa che quel campionato è un po', non dico inutile, ma molto meglio la Lega Pro italiana, molto meglio, quindi la Serie B Lega Pro sono molto più competitive di quel campionato. Allora, io dico, secondo me questo campionato va annullato perché andrei a sfasare la stagione seguente, perché ci saranno gli europei. Se inizia questo campionato a metà maggio, finirà a fine luglio, e poi ci sarà, vogliono fare addirittura finale Champions ad agosto, le semifinali finale, quindi cosa succederà? Che dovrei iniziare il campionato più tardi, dovrei fare più partite, e tutti si incasineranno per gli europei, quindi sarà un casino. Io, a parer mio, avrei annullato tutto, avrei fatto qualche amichevole d'estate e riniziato per la prossima stagione, perché, cari amici miei, in Italia ci sono problemi molto più gravi del calcio. C'è gente che rischia di perdere le loro attività, c'è gente che sta morendo di fame, insomma, stiamo affondando come il Titanic, quindi io avrei pensato prima a risolvere gli altri problemi. Poi al calcio, perché cari amici miei, con tutto questo disastro che è successo, tanta gente muore di fame, chi seguirà il campionato? Chi seguirà il calcio? Chi sarà motivato a seguire il calcio? Ad andare allo stadio? Cosa iniziate a fare se dovrete giocare a porte chiuse? Non ha senso, 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 quindi iniziare. Io dico che non ha senso. Quindi annullate tutto, non assegnate nessun titolo, le prime quattro vanno in coppa, le ultime quattro retrocedono, insomma, secondo me è così. Poi ovviamente ci sarà gente che non la pensa come me, ma non tutti la possiamo pensare uguale, quindi questa è la mia opinione, perché ormai la gente, a quanto credo io, fortunatamente vivo all'estero, vengo fortunatamente, dico fortunatamente perché sto vivendo in Inghilterra, sono tutelato, sto prendendo i soldi, insomma, sto bene, fortunatamente sto bene. Quindi, però, in Italia c'è molta gente che sta male, che sta morendo di fame, che ha l'attività, rischia di, che ha un'attività, un bar, un negozio, rischia di non aprire più perché è stato preso per il culo dal governo. Quindi, lo so da qualche conoscente, amico mio, che sento che giù ha qualche attività e non sa se alzerà più le serrande, quindi, cari ragazzi, scusatemi, pure ho gratta l'orecchio, ma, cari ragazzi, secondo me il campionato non ha senso che rinizi, per
Proprio per questo fatto, perché ormai il calcio non si rincuorerà ne nessuno. Nessuno. Che senso ha riniziare a giocare a porte chiuse? Cioè, secondo me annullate tutto, non assegnate niente. Riniziate il prossimo anno. Questa è la mia opinione. Davvero. Perché, boh, in Italia ci sono problemi molto più gravi. Prima bisogna sistemare le faccende economiche, nel senso far ripartire tutte le aziende, tutelarle e mettere a posto la nostra nazione. Prendete esempio dall'Inghilterra, per esempio. Prendete esempio l'Inghilterra. Cosa è successo? Quando è deciso di chiudere tutto, subito, tutti i lavoratori pagati, in modo che nessuno morisse di fame, cioè proprio tutelati, pagati. Infatti qua non, sì, c'è stato qualche caso, qualcuno è morto, ma non c'è disperazione, a quello che vedo io. Non c'è disperazione. Quindi prendete esempio dalle altre nazioni, perché a quanto sembra noi siamo l'unica nazione che sta rischiando di affondare, davvero. Quello che vedo dall'esterno. Perciò, ragazzi, invece di pensare, gente di sinistra a sfottere solo Salvini e la Lega, gente della Lega a pensare, a come sbattere fuori il nero, insomma, ancora si pensa a queste cose, capito? La gente a sfottere Salvini, quello a come sbattere fuori gli immigrati e a non risolvere i problemi veri dell'Italia, insomma, buttate via le bandiere dei partiti, prendete le bandiere italiane, andate a protestare lì al Parlamento e fate cadere questo governo, spaccate tutto, nel senso, incazzatevi, fate una rivoluzione, perché davvero, se no questi qua ci rovinano. Spaccate tutto, e comunque il campionato non deve riniziare. Prima pensiamo a risolvere i problemi veri. Comunque, io ho detto la mia, chi non la pensa come me non ci posso fare niente. Io ho detto la mia, un saluto a tutti dall'Inghilterra, ciao ragazzi e buon 5 maggio a tutti.